Allora niente, questa sera tuo fratello Cifrantini sta esponendo un concetto del Dirty Sanchez applicato al microfono. Allora, per quanto mi riguarda, un sacco di incapaci di merda, ogni qualvolta che salgono sul palco e mettono il microfono in quella posizione fallica che devono più o meno è, avviene il Dirty Sanchez dell'MC, ovvero lo scrauso che appoggia l'indice qua così, è come lo tengo io, ma non succhio cazzo, sono pure bravo, tu fai cagare il cazzo. Quindi quello è il Dirty Sanchez dell'MC. Ecco, in questa maniera abbiamo il concetto del Dirty Sanchez applicato alla, come diceva qualcuno, venerabile arte del rap. Per me è solo una questione di... Però ricordati che fai cagare, quindi tu, esatto, quando tu prendi in mano il microfono e fai così, sai quando dicono no, la capsula devi tenerla aperta perché no, quella merda è una grandissima stronzata. Tu devi prendere il microfono, minchia, stringere la parola, entro domani, entro. Devi prendere il microfono e impugnare quella merda e soffocarla, perché questa merda è rap, non è musica del cazzo. Ti sembro minoritano? No, non sono minoritano di sto cazzo. Allora prendi il microfono, impugna quella capsula del cazzo, però le barre chiudile. Se non le chiudi e sei una merda, uno scrauso del cazzo, quando fai così scatta il Dirty Sanchez and Mike. Toma, ciao.